In questo video tutorial continuiamo ad esplorare le risorse disponibili sul sito Metti la Quinta e sul corrispondente DVD. In particolare, ci soffermiamo sulla valutazione delle competenze grazie alla presenza di video muti. Ho scelto di guardare assieme a voi questo sull'uovo in bottiglia, dura soltanto 1 minuto e mezzo. Osserviamolo senza alcun commento. Bene, le riflessioni che si potrebbero fare e i commenti su questo breve filmato in realtà sono tantissime e con questi tre piccoli esperimenti si possono intrecciare moltissime riflessioni. Ora, come si possono utilizzare questi filmati? Innanzitutto è presente nel DVD una guida per l'insegnante, quella che vedete in questo momento, in cui ci sono i quesiti proposti per gli studenti con le relative griglie e rubriche di valutazione. In particolare c'è la soluzione, ci sta l'argomento centrale, la competenza che si vuole testare con i relativi indicatori, i contenuti di base relativi alle discipline e quelli trasversali che interessano e attraversano più discipline. La griglia è stata pensata non soltanto per dare la soluzione con il relativo punteggio, ovviamente tutto modificabile, ma anche per consentire agli studenti che possono lavorare da soli o in gruppo sia di autovalutarsi, sia di confrontare la propria autovalutazione con quella poi fornita dal docente. E questo tutto per ciascuna delle 11 domande, degli 11 quesiti presenti in questa prova. Ovviamente, essendo in formato Word, ciascuno di noi può decidere di modificare, aggiungendo o togliendo alcuni quesiti o modificandoli. Ed è disponibile anche, così come abbiamo appena visto, in formato PDF la prova per gli studenti completa. Ora, qual è l'utilità di uno strumento di questo genere? Beh, innanzitutto, come avete potuto notare, diciamo, i concetti non sono particolarmente complicati, per cui potrebbe essere pensata questo tipo di attività come allenamento per le competenze non dell'ultimo anno, ma degli anni intermedi, e questo diventa secondo me importantissimo, nonostante che quest'anno ancora una volta il Ministero abbia deciso di lasciare le cose come stanno per quanto riguarda la seconda prova. In realtà abbiamo più tempo per preparare i nostri studenti a queste modalità di apprendimento. E poi, oltre questa riflessione, mi sento di poter dire che su questo breve filmato ciascuno di noi potrebbe, volendo, anche stimolare i propri studenti non a dare delle risposte, o meglio, prima ancora che dare delle risposte, a porsi delle domande. Ed è questa, lo posso dire per esperienza personale, una modalità estremamente interessante e stimolante per i nostri studenti che sono normalmente abituati a dare delle risposte, a cercare delle risposte, un po' meno a porsi dei quesiti, a ragionare su ciò che vedono in termini più critici e problematici. Grazie dell'attenzione e delle riflessioni che volete fare su quanto abbiamo visto assieme.